Ah, mi sono spostato dalla luce perché facciamo le pagellasse, cari fratelli bianconeri e non. Buffon, 4,5. Prima se ne va e meglio è. Aveva sbagliato a tornare. Mi dispiace per il grande Gigi, grande onore alla sua carriera. Però quando è ora di smettere, è ora di smettere. Ma io non ce l'ho neanche con lui, ce l'ho più che altro con la società. Oggi partita che già mi aveva fatto tremare sul calcio di punizione che hanno tirato, che è andato così con i pugni, il quale ha dimostrato una inaffidabilità completa. Il secondo gol della serie, rivediamo i cartoni animati a Disney World, si vedono quei gol lì, lasciamo perdere, partita indecente per quanto mi riguarda. Allora, Cuadrado, gli ho dato 6 perché comunque il suo gol lo fa, il suo apporto lo dà, chiedo scusa, però ciò non toglie che oggi l'ho visto diverse volte tornare indietro e questo mi ha dato in più di un'occasione l'idea alle volte che anche lui, che faccio? A chi la do? Ecco, tanto per capirci. Alexandro, gli ho dato 5,5, non il migliore Alexandro, veniva da un infortunio, ma per me non è una scusante perché quando un giocatore gioca 90 minuti vuol dire che li può giocare, per cui non un Alexandro sugli scudi, un giocatore che difficilmente ha saltato l'avversario, non mi è piaciuto, giocatore da rivedere a oggi, però so che cosa mi può dare Alexandro e sono convinto che lo vedrò in tempi migliori. De Ligt, anche De Ligt oggi l'ho visto qualche volta cincischiare un po' troppo. L'errore sul gol c'è anche la sua zampata. Succede, niente di male, però ciò non toglie che l'ho visto non sicuro come nella partita precedente, dove invece avevo visto un grande De Ligt. Oggi si è fatto anche lui un pochino imbarcare nella serie. Che se fa? Ecco, tanto per capirci. Quindi a 5,5 gli ho dato 5,5 do anche a Bonucci che oggi non mi è piaciuto come direttore d'orchestra, anche lui ha sofferto terribilmente i centrocampisti e gli attaccanti del Sassuolo. Un voto in più forse perché mezzo voto in più, non uno, uno è troppo, mezzo voto in più per il gol che ha causato perché è stata una deviazione. Però ciò non toglie che anche lui oggi direi senza ombra di dubbio sottotono. Andiamo avanti nella fascia di centrocampo parlando di Pjanic. Pjanic 6 perché comunque non mi è dispiaciuto completamente. Ha fatto qualche bella apertura, qualche idea di gioco l'ha data, però sono tutte invenzioni a mio modesto parere molto sporadiche. Che non portano quando è la fine a nulla di produttivo. Infatti, non si è vista oggi un'azione degna di nota, veramente una. Però, se abbiamo visto qualche apertura, il merito è sicuramente di Miralem. Emre Can, partita da 4, brutto, brutto, brutto da vedere. Mi dispiace perché questo ragazzo è già stato messo alla gogna e questo mi è dispiaciuto. Una partita che è stata sicuramente segnata dal non gol scaturito dopo qualche minuto perché si è mangiato un gol grande come una casa che griderà vendetta per anni. Succede, purtroppo succede anche ai grandi, però non mi è piaciuto. L'ho visto in certi momenti anche lui molto spaesato e anche lui oggi sicuramente appartiene a quelli della serie Ndonnamo, che famo? Ndostamo? Ecco, per capirci. E poi andiamo avanti con Bentancur. Bentancur gli ho dato 7,5. La partita, forse una delle partite più belle di quest'anno fino adesso, di Rodrigo, che sta sempre più prendendo in mano, in possesso il centrocampo della Juventus. Giocato benissimo. Oggi i giocatori del Sassuolo veramente l'hanno visto da tutte le parti. Quindi, secondo me, partita ottima di Rodrigo. E adesso arriviamo ai tre davanti, i tre davanti che sono il primo è Higuaín, al quale io ho dato 6 perché secondo me è la stagione veramente della maturità. Lavora moltissimo per la squadra, è pericolosissimo sempre davanti, quindi un ottimo Higuaín. Gli do 6, non più di 6, però perché gli è mancato forse il guizzo finale, ecco qui. Ma per il resto direi sicuramente un buon Higuaín. E poi Ronaldo è un giocatore che mi dispiace dirlo perché io sono innamorato di CR7, ma è un giocatore che in questo momento dovrebbe fare solo panchina. Purtroppo
dovrebbe fare panchina. Io, come voto a Cristiano Ronaldo, gli voglio dare 5 per la trasformazione del rigore, ma per me non merita più di questo voto. Anche oggi ho visto un Ronaldo apatico, un giocatore che non ha ancora quell'esplosività, quella forza che spero di ritornare a vedere in Champions, perché quella è la porta che a me interessa di più. Già da febbraio mi auguro di ritornare a vedere quel CR7 lì, perché questo sinceramente lascia molto a desiderare. Tra l'altro, bellissima la punizione, perché finalmente gli ho visto prendere la porta su punizione, e questo lo possiamo considerare un evento. Per ultimo, Bernardeschi, 4. Io ho l'idea che Bernardeschi sia un giocatore che appartenga anche lui alla lista del che famo, un dondamo, perché per me è quella. Perché secondo me Bernardeschi non è quel giocatore lì. Io continuo a difendere questo ragazzo strenuamente, perché sono convinto che questo ragazzo ha più numeri di quelli che si sono visti fino ad oggi. Però ripeto, non ci siamo. Anche oggi mi è sembrato un giocatore totalmente abulico, diversi palloni persi, ma anche lui, ripeto, quando ha la palla nei piedi non ha idea cosa fare. Io non sono convinto che sia tutto un problema di giocatori. Secondo me Sarri non è ancora riuscito a dare l'impronta a questa squadra che lui vorrebbe. Dato da cosa? Non lo so. Però, signori, mettiamo in conto che quest'anno potrebbe anche essere una stagione del non vinco nulla. Potrebbe anche succedere. Mi auguro di no, però potrebbe anche succedere, perché questo vorrebbe dire che la Juventus con Sarri ha fatto un progetto che di più anni, e che comprende il fatto che la Juventus possa per un anno, anche due, non vincere. Staremo a vedere. E Dybala, da quando è entrato, un pochino la partita è cambiata, si causa il calcio di rigore che poi Ronaldo trasforma. Un Dybala che è veramente un delitto in questo momento lasciarlo in panchina, perché è un giocatore che deve giocare, perché in questo momento gli riesce tutto particolarmente bene. Io gioco davanti con Dybala e Higuain e lascio Ronaldo in panchina. Io. E Matuidi per me ha combinato poco rispetto a quel che ha fatto Emre Can. Sì, ha portato un po' di dinamismo, ma non è che poi abbia fatto chissà che cosa. E per ultimo ce n'è un altro che ha giocato lì, perché oggi non me le sono scritte le pagelle, i nomi. Ce n'è un altro che è entrato, che non mi ricordo chi è, vabbè, ah, Ramsey, ecco, mi è venuto in mente Ramsey, ma della serie chi l'ha visto? Secondo me lo stanno ancora cercando lì, e basta. Poco altro da aggiungere per quel che riguarda la Juventus. Per quel che riguarda Sarri oggi, per quanto riguarda me, 4 e mezzo. Non mi è piaciuto assolutamente il mister, né per la compilazione della squadra, né come è stato l'approccio, né come è stata gestita la partita. Oggi di mezzo ci è messo anche il risultato, per cui oggi Sarri completamente bocciato per me. E per ultimo invece due menzioni per due giocatori del Sassuolo, questo Boga e questo ragazzo che non mi ricordo come si chiama, il portiere del Sassuolo, il quale credo che abbiano tutte e due, i quali anzi, credo che avranno tutte e due delle ottime carriere, perché sono veramente due ottimi giocatori da tenere sotto stretto controllo. Quindi paratici, svegliati. Ok, non pensare a Donnarumma, pensa a questo ragazzo qui, perché a vederlo oggi sembra che abbia davvero un gran bel potenziale. Vedremo se sarà confermato nei mesi successivi, però l'idea è sicuramente molto buona. Per il resto, signori, che vi devo dire? Pensiamo alla prossima, perché anche questa ha fatto abbastanza schifo. Ciao!